vicino oggi a Bavari tra Santa Tiziana e BB. Santa Tiziana che vede rientro Bomber Bracco dopo la lunga squalifica e alla prima di Mister Costantino dopo l'addio in settimana di Tumminiello. A BB alla ricerca del sorpasso per acciuffare il primo posto in classifica. Clima teso fin da subito, le due squadre si studiano fino al ventesimo quando Rogerone con un diabolico tiro dal limite dell'area sorprende Vernier. Numero uno tiro fuori, ma la palla colpisce il palo e si insacca. Il gol subito aumenta lo stato d'ansia del Santa Tiziana, ma la risposta non si fa attendere. Punizione dello specialista Bracco, D'Ignazio devia sulla traversa. Simic si avventa sul pallone e di testa non inquadra la porta. Il Santa Tiziana ci riprova, ancora su palla inattiva, questa volta è Simic con il sinistro a girare, ma la palla dà solo l'illusione del gol. L'arbitro alza la mano per segnalare due minuti di recupero, c'è tempo ancora per un altro tiro di Melillo. La palla rimbalza stranamente e crea qualche problema ad Ignazio, che riesce comunque a respingere. Il secondo tempo inizia da dove era finito il primo, è ancora Melillo che guida i grigi all'arembaggio, ma sul colpo di testa del numero 6 è decisivo l'intervento di Ignazio. È solo il preludio al gol, perché pochi minuti dopo Bojan Simic, con la specialità della casa, rimette le cose in parità. Punizione dalla lunetta e conclusione secca che si infila nell'angolo basso. Secondo gol in campionato per il serbo e parità ristabilita. È un altro Santa Tiziana con lo sceso in campo nella seconda frazione. L'11 di Mister Costantini continua a macinare gioco e trova subito il gol del sorpasso. Campisi raccoglie un pallone vagante dal limite e tira di prima intenzione. Bona sporca la traiettoria e mette fuori pausa ad Ignazio. La BB non ci sta e tenta il pareggio con questo colpo di testa di Alex Marcenaro. Ma è strepitoso l'intervento di Vernier che salva in angolo. Parata che si rivela ancora più decisiva perché sul capovolgimento di fronte rimessa lunga gittata di Simic sulla corrente Bracco che spizza di testa e inganna la difesa gialloblu. 3-1 e partita in cassaforte per il Santa Tiziana. Accorcia le distanze la BB al 90°. Simone Marcenaro è lesto a risolvere questa mischia in aria, dando un senso agli ultimi 5 minuti di recupero, in cui però non succede più nulla. Una BB che nel secondo tempo ha staccato la spina non riesce a capitalizzare il vantaggio ottenuto al termine di un ottimo primo tempo. Nella ripresa, impressionante prova di forza delle Iene del Santa Tiziana, che consolidano così il primato in classifica.